Eccoci. Eccoci. Ciao. Ciao. Ciao Riccardo, assistimi in questa mia prima diretta su Twitch, Volentieri. sai che io non sono proprio sul pezzo, come sai il mio primo approccio, te l'ho detto poco fa, i videogame ce l'ho con quelli del mio bambino, per cui ti Va benissimo, va benissimo. tengo a fare una chiacchierata con te su tutto questo mondo. Ho letto qualche tua intervista, tra l'altro da quando ci siamo sentiti l'altro giorno al telefono. Fino ad oggi ne ho viste due o tre, mi sono un po' informata sui tuoi risultati, un po' chi sei, cosa hai fatto, ho scoperto un mondo, devo essere onesta, la Bene, cosa bene. mi ha colpito molto, anche perché sei giovanissimo, hai la metà dei miei anni, 18 anni, e di fatto sei campione del mondo, è impressionante. In uno Grazie, sport che ti grazie. chiederei, addirittura anche un videogioco che ti chiederei di raccontarmi, perché io ho provato a seguire la tua finale e ci ho capito onestamente poco, però ho capito che è un mondo immenso, che in tutto il resto del panorama fuori da questo nostro piccolo paese viene riconosciuto a tutti gli effetti. Noi abbiamo addirittura il campione del mondo ed è una cosa di cui si discute pochissimo in Italia. È vero, Come sì, in Italia siamo un po' indietro purtroppo rispetto agli altri paesi. Mi piace dirlo sempre nelle interviste, ma è una realtà che non si può negare, ecco. mai? Decisamente. Ma ho visto che sei stato il primo campione del mondo e adesso correggimi tu se sbaglio, ma dal 2000 11 fino ad ora ha vinto sempre la Corea. Giusto, Sì, questo è Corea. allora. Sì, c'è stato un finlandese nel 2018, ma non era questo il torneo. Il torneo mondiale era diverso prima, quindi questo torneo dal 2011 è stato vinto solo dai coreani, sì. Quindi diciamo, ho Pazzesco. interrotto un po' questa tradizione. Ma tu quando è che hai iniziato a usare i videogame, o meglio, quando è che hai capito che c'era la possibilità di switchare da quello che può essere una passione di qualsiasi bambino o ragazzo, farla diventare effettivamente poi un mestiere, proprio tu, una professione, sostanzialmente? Sì, penso si possa definire tale a tutti gli effetti Decisamente. ora. E, comunque, vabbè, mio babbo è sempre stato appassionato di videogiochi, quindi di conseguenza solo sono sempre stato anch'io. Mi ricordo da piccolo, tipo a 6 anni, mi mettevo dietro a lui e si metteva lì al computer e faceva. Insomma, iniziava a giocare vari giochi e tutti i giochi che faceva lui li volevo fare anch'io, giustamente, perché mi intrigavano molto. Quindi, sin da piccolo, ho sempre trovato una certa attrazione verso i videogiochi. E poi a 8 anni mi ricordo dovevo scegliere un regalo, quindi io e mio babbo siamo andati a un negozio di videogiochi e mi fa: scegli quello che vuoi, scegli te. Quindi io vado verso questo gioco, StarCraft, e nulla, mi piaceva molto la copertina. Ero un bambino piccolo, 8 anni, all'elementare, ancora vedo sta copertina bellissima con tutte le unità, esplosione. Ho detto: no, vabbè, è il mio gioco questo, è bellissimo. Quindi si prende, lo prova mio babbo, mi fa: guarda, questo gioco è difficilissimo. Cioè, 8 anni mi sembra un po' presto. E allora io lì, testone come sono, ho detto: ma allora una motivazione in più per giocarci, ecco. Quindi diciamo che ho iniziato a 8 anni e vabbè, per un paio di anni l'ho fatto così a perdita di tempo, come si fanno, non lo so, i giochi alla Play, come fanno tutti i ragazzi di oggi, no? Poi verso gli 11 anni mi è contatta questa squadra pro. Svizzera, e mi fanno: guarda, secondo noi c'è un bel talento, quindi vorresti entrare a far parte della nostra squadra? Io, bambino di 10 anni, gli dico ovviamente sì, quindi nulla, sono Certo. entrato. Giustamente, come si fa a rifiutare una cosa del genere? Quindi sono Infatti. entrato in questa squadra svizzera a 10 anni e nulla, lì loro mi hanno accolto a braccia aperte, diciamo, perché erano un po' la mia seconda famiglia a quel tempo, perché andai anche una settimana d'estate in questa gaming house, si chiama, è praticamente una casa dove si riuniscono tutti i giocatori professionisti e diciamo giocano, vivono insieme, tutti insieme. Quindi nulla, Bellissimo. sì, è bellissimo. Io sono andato lì una settimana. Lo scopo iniziale dei miei era farmi imparare l'inglese inizialmente, quindi sono Ah, andato e lì quindi hai preso praticamente poi la per. tangente, come sempre, quando i Esatto, genitori io. sentono incanalare in un modo. Esatto, io sono andato lì perché ancora non sapevo una parola d'inglese, ero ancora tipo ai livelli The pennies on the table, quindi cioè ero lì, sono andato, dovevo impararlo per sopravvivere, diciamo. Però Quindi adesso nulla, mi sono andato risulta una lì. cosa che è bellissima. Hai imparato Come? l'inglese, sei diventato. Adesso sai benissimo l'inglese e sei pure Esatto, quindi diventato.
Diciamo il campione di piano dei nascosto. miei ha funzionato, ecco. Ah, però Quindi c'è sono stato andato lì. papà, diciamo. C'è stato papà Sì, che un po' ti ha portato su questa via. Non è stata una passione tutto, che è nata tutto in grazie a lui. autonomia. Ah, Sì, è tutto grazie ai miei. ok. Forte, sei stato forte. Senti, ma io ti vorrei fare una domanda a cui ho pensato in questi giorni, un po' affrontando il tema. Io, come dicevo prima, sono nuova all'argomento. Sai che sono ministro delle politiche giovanili da appena 3 settimane, per cui mi sono lanciata completamente in questo mondo. Ho pensato che innanzitutto per riuscire a capirlo bisogna parlare con voi ragazzi, perché io sono giovane per fare politica, sì, è vero, però tra qui e il mondo dei giovani c'è ancora un bel po' di anni. Mi sono fatta questa domanda: come mai in Italia consideriamo ad esempio le bocce? Le bocce uno sport e non consideriamo quello che fai tu uno sport a tutti gli effetti? Come la Questa è una vedi? Ti bellissima aspettavo di domanda. questa. Questa è una bellissima domanda. E nulla, non lo so, sinceramente. Siamo rimasti di mentalità che se... Probabilmente non so come siamo entrati in questa mentalità, che io sono sempre stato, ora un po' meno negli ultimi anni, però tutte le volte, non lo so, usciva un articolo da qualche parte, io sono sempre stato quello che sta 20 ore davanti al computer, l'ultima volta che ha visto la luce del sole è quando avevo 2 anni e che non ho amici e che, cioè, è sempre stata questa l'immagine un po' generale, che non è mai stato vero, perché comunque io l'ho sempre detto, StarCraft non era la mia priorità principale, veniva dopo tutto il resto, quindi, cioè, era una cosa normalissima per me, quindi non ho mai avuto problemi di questo tipo, solo che è sempre stata un po' la concezione generale questa, quindi Quindi sì, ora tu sta non un hai po' problemi di cambiando per fortuna. socializzazione come può temere un No, adulto. Hai no, amici? io... Vai bene a Esatto, mi scuola? piace considerarmi un ragazzo normale, ecco, a tutti gli effetti. Anche un po' meglio direi del normale, tenuto conto che hai avuto anche questo tipo di esperienze che comunque accrescono Sì, rispetto sì, sì. a chi magari non ha anche la fortuna di passare tanto tempo all'estero. Tu addirittura sei riuscito ad andare a fare dei Esatto. campionati, per cui sicuramente sul fronte anche delle competenze che poi si assumono paradossalmente per il mondo del lavoro futuro che ti serviranno, tu il pensiero laterale sicuramente lo hai più sviluppato di tante altre persone, Sì, no? quindi un Credo. ragazzo fortunato e normale, ecco, si può dire. Senti, ma io ti volevo fare un'altra domanda. Se mi puoi descrivere questo videogioco in maniera semplice, perché io, come ti dicevo, l'ho provato a guardare, ho provato a guardare in particolare la finale, perché chiaramente era quella, secondo me, più avvincente per riuscire a Sì. tuffarmi subito nel tuo mondo. Ma raccontala a una persona che è indicativamente alla mia età, per cui circa 37 anni, non stavo per dire circa 40, quindi per autoflagellarmi. Raccontami No, dai. un po' questo tipo di videogioco, quanto ti alleni, quanto studi per riuscire ad arrivare, per essere riuscita ad arrivare a questo tipo di livello. Allora, io è veramente tanto tempo che gioco a questo gioco e ancora non ho imparato a spiegarlo benissimo, però ci provo. Allora, StarCraft è un real-time strategy, quindi sarebbe gioco di strategia in tempo reale. Io lo paragono sempre agli scacchi, no? È molto simile agli scacchi perché comunque devi vedere cosa fa l'avversario e reagire di conseguenza, però è molto più velocizzato perché è in tempo reale. Quindi diciamo sono degli scacchi, però con un controllo delle unità e con una certa strategia, diciamo, in tempo reale, ovviamente, come ho detto prima. Quindi praticamente te parti con una base e hai dei lavoratori. Questi lavoratori ti fanno raccogliere risorse. Queste risorse te le devi usare o per fare altri lavoratori o per creare unità. E quindi, diciamo, è molto più complicato così, però ci ho provato, ecco. Ammazzati. E tu giochi da solo nella tua schermata, quindi non viene altra gente a giocare in contemporanea. Perché io No, no, questa no, cosa non l'ho siamo uno capita. contro uno. Ah, Sì, uno uno contro contro uno. uno. Okay. Questa non mi era chiara, devo essere onesta. Va bene. E senti, tu sei il campione, ma su quanti partecipanti indicativamente? Perché è chiaro che un conto è dire ho vinto un titolo mondiale ed ero a gareggiare contro 10 persone o in un torneo molto piccolo. Un altro dire ho vinto un titolo mondiale contro quanti partecipanti, Allora, indicativamente, il precisi, ma giusto mondiale. per la Sì, proporzione. allora il mondiale è diverso dagli altri tornei, perché al mondiale praticamente durante la stagione ci sono questi tornei che ti danno punti. I punti ti servono per appunto qualificarti al mondiale. Quindi un tot di persone, tipo mi sembra i primi 8 in Europa si sono qualificati al mondiale, poi tipo i primi 16 in Corea si sono qualificati al mondiale, poi
poi c'erano tipo altre 10 persone che avevano abbastanza punti per qualificarsi alla fase prima, che erano delle altre qualificazioni proprio per il mondiale. Quindi è stato tutto un giro di qualificazioni e alla fine, all'ultimo stage, siamo arrivati in 24, mi sembra, o in 24, non mi ricordo, qualcosa del genere. Però comunque è tutto un giro di qualificazioni per arrivare lì, non è che uno si iscrive e viene a giocare. Ecco, quindi non è una cosa tanto banale, è per questo che dico No, che a no, tutti no. gli effetti meriterebbe di essere anche riconosciuto, perché immagino che anche sul fronte scolastico ora non sia stato un tema così facile far capire magari ai tuoi insegnanti che questo tipo di tua passione non era una perdita di tempo, o un modo per astrarsi dalla realtà, ma era effettivamente un tipo di sport che all'estero è riconosciuto assolutamente, soltanto in Italia viene visto ancora da buona parte delle persone con un po' di sospetto, forse anche perché non conosciamo tutto questo tipo di dinamica che esiste nel resto del mondo. Sì, diciamo che a scuola è stato un po' complicato perché c'erano pensieri contrastanti, ecco. Quindi c'erano alcuni professori che pensavano fosse una cosa fantastica, mi supportavano. Poi c'erano altri professori che mi davano dell'imbecille praticamente, non so se si può dire, però vabbè, comunque è questa la realtà. Quindi diciamo c'erano Succede niente pensieri a contrastanti. dire queste cose, anzi, vabbè, diciamo che non è stato quindi così facile, che non tutti hanno capito nell'immediatezza le potenzialità del tipo di gioco, sì. Però tu dedichi, immagino, tantissimo tempo durante la giornata a prepararti, o hai dei periodi specifici in cui fai allenamento? Allora, praticamente il mio allenamento è molto, diciamo, non è semplice perché io dico sempre che mi alleno un paio di ore al giorno, fisicamente, diciamo, quindi con la tastiera, cioè faccio partite proprio, però poi arriva l'allenamento mentale perché, cioè, se dico che mi alleno 2 ore al giorno, allora arriva un'altra ragazza e mi fa, ah, allora anch'io mi metto a giocare 2 ore al giorno e ci arrivo, però non è così semplice alla fine perché comunque StarCraft è un gioco molto di ragionamento, di logica e di testa, quindi io mi tengo allenato un paio d'ore al giorno, poi però viene l'aspetto mentale, quindi penso al gioco, penso alle strategie, penso all'avversario, cioè se lui fa questo io cosa potrei fare? C'è tutto uno schema mentale mio, quindi sì, mi alleno di media un paio d'ore al giorno, poi il resto è tutto di testa, ecco. No, però deve essere uno che regge lo stress, perché se Sì, sopporti tutto questo tipo di dinamica mentale, no? Diciamo che quando c'è una situazione di alta pressione è dove faccio meglio io, perché comunque sono uno che non sente lo stress, cioè per niente. Mi ricordo tipo l'anno scorso che ero andato in California, ho fatto un altro mondiale, sono arrivato secondo, praticamente c'era questo stadio enorme, ma è pieno, veramente pieno, e io ero al centro a giocare con il finalista e sentivo tutte le volte, iniziava la partita, sentivo tutto tremare perché c'erano i fan che facevano partire cori oppure iniziavano a applaudire, casino. E lì mi sono sorpreso di me, sinceramente, perché ho detto, beh, un minimo di pressione la sentirò, invece zero, cioè proprio Zero. senza problemi, sì. Quindi mi ritengo fortunato anche sotto questo aspetto. Vabbè, forse è una caratteristica che ho imparato a sviluppare, perché non è certo facile Sì, non andare sotto probabile. pressione, soprattutto in Sì, quelle situazioni. mi ricordo che comunque da più piccolo feci un torneo a Valencia e arrivai tra i primi 8 e lì la sentii la pressione perché comunque avevo 14 anni e era il mio primo match su uno stage vero e proprio e lì avevo sentito la pressione. Diciamo, non riuscivo quasi più a muovermi, ecco. Vabbè, ti capisco, ci credo. E invece ho letto questo forse in un'intervista, adesso non ricordo quale fosse di preciso, però una delle ultime che hai rilasciato sull'ultimo torneo che hai vinto, hai detto di non averlo fatto all'estero, chiaramente causa Covid, di averlo fatto dalla A postazione casa. di casa, che però avresti paradossalmente preferito farlo lì, Eh perché sì, perché comunque. comunque, come ho detto prima, io non sento la pressione, però i miei avversari sì, quindi diciamo un vantaggio per me. E poi, vabbè, ovviamente per i fan, per tutto lo stage, è tutta un'altra cosa, sinceramente. Ma quanto ti è cambiata la vita rispetto ai fan? Cioè, tu hai un sacco di fan, c'è gente che ti riconosce per strada, ti ferma. Questa è una È domanda banale, successo, scusate se la faccio. è successo, è successo. No, allora, infatti sono molto sorpreso perché in Italia, a meno che non vado tipo a degli eventi specifici, non mi era mai successo. Però, tipo, l'altro giorno prima del mondiale stavo tornando a casa, ero andato a fare una passeggiata per pensare un po'.
Stavo tornando a casa e passa uno in macchina e mi fa: "Grande Reynolds, sono con te". Allora lì ho detto: "No, non ci credo, io aggrevo in Chianti". Ah, Quindi sì, beh, ogni tanto quindi succede. vabbè, è meno facile essere conosciuto magari con calciatore, però per chi segue il settore un minimo ti Eh conosce. Cioè, sì. sono riuscita a trovarti io, ecco, diciamocela. Da un'intervista, quando l'ho visto, ho pensato, ma questo ragazzo è un fenomeno, devo assolutamente iniziare passando da una modalità comunicativa tipo questa, quindi facendo una diretta su Twitch e con un'eccellenza, perché noi in Italia parliamo sempre di giovani, di eccellenze. Di sport non parliamo mai di giovani eccellenze in ambiti tipo il tuo, perché sono una categoria che viene molto spesso sottovalutata, ma che invece meriterebbe un minimo di attenzione. Insomma, mi ha divertito molto, devo dire, quando ho letto la tua intervista, perché ho pensato, cavolo, 18 anni, un campione del mondo, e questo ragazzo probabilmente gira per la sua provincia senza neanche essere riconosciuto da tutti i suoi coetanei, mentre invece un calciatore a cospetto viene osannato. Quindi c'è molta differenza, nonostante tu di fatto abbia esportato l'Italia, l'abbia fatta conoscere nel mondo. Quindi questa è una cosa, dal mio punto di vista, assolutamente ottima e positiva. E a questo punto un'altra domanda ti vorrei fare, poi non voglio rubarti tutta la domenica pomeriggio o Ah, troppo nessun tempo problema. comunque. La socializzazione tra i gamer com'è? Perché solitamente uno parla di sport e quando pensa allo sport lo pensa nell'accezione di uno sport di gruppo nel quale c'è una fisicità, c'è un rapporto diretto con le persone, si fa squadra, si fa strategia assieme. Qui è un po' diverso, ma probabilmente è soltanto un altro modo di vederla, di rapportarsi. Sì, no, allora, vabbè, quando giochiamo siamo ovviamente spunta tutti a fare il meglio e a vincere, però la parte bella è quando comunque siamo agli eventi e ci ritroviamo tra di noi, cioè siamo veramente tutti amici. Ora, se non mi verrebbe in mente nemmeno una persona che ora come ora non la, cioè, proprio, non, mi sta antipatica, perché comunque alla fine siamo tutti amici, anche per esempio il mio avversario numero uno si chiama Serral, è un finlandese e ci incontriamo in quasi tutte le finali. Beh, uno gli verrebbe da pensare, questi due si affrontano sempre in finale, si battono a vicenda, non si possono vedere. E invece non è vero, perché comunque siamo molto amici, abbiamo viaggiato molto, perché alla fine ci ritroviamo negli stessi tornei e siamo gli unici due europei molto spesso, quindi abbiamo legato un sacco. Poi, per esempio, per l'ultimo mondiale c'è un altro ragazzo, si chiama Lambo, è tedesco. Lui non si è riuscito a qualificare, però mi ha detto: "Guarda, io ti posso dare una mano per prepararti contro gli avversari, perché noi siamo molto amici comunque". E io gli ho detto: "Vai, volentieri". Quindi lui, diciamo, mi ha fatto da coach per questo evento e è stato molto utile. Tipo, se io perdevo una partita, mi scriveva: "Guarda, stai attento a questo, questo e questo, e la prossima partita probabilmente ti fa questo, questo e questo". Quindi siamo veramente tutti molto amici, ecco. Quindi hai creato un rapporto di amicizia effettiva. E con i social come va invece? Tu sei uno da social? Sei uno pseudo influencer o mantieni la tua natura di invece Ah, ragazzo riservato? ci sto provando perché comunque la cosa giusta sarebbe che uno dovrebbe fare è postare tanto, fare tante storie. Non è nella mia natura, ecco, però ci sto provando, sto dando Ti del meglio capisco. di me. Ti capisco che non sia la tua natura, però poi sono anche cose che servono, aiutano un po' la È causa, vero, è vero. diciamo, se vuoi riuscire a far conoscere quello che fai e valorizzarlo nel modo giusto, effettivamente anche i social possono essere uno strumento molto valido. Quindi, È però vero, è effettivamente vero. da quello che mi racconti è molto simile agli scacchi, io sono un po' più vintage sotto questo punto di vista e a livello sia di strategia che di rapporto con gli altri giocatori è una dinamica molto simile, a parte il fatto che Esatto, sì. guardia e si può magari applicare questo tipo di modo di ragionare, di studiare le strategie anche ad altri settori e farli diventare poi effettivamente strategici anche per un paese. Quindi forse l'Italia un po' di più dovrebbe fare attenzione anche a questo tipo di sport. E senti, ti faccio ancora questa domanda. Tu alla politica che consiglio daresti? So che sei giovane, hai appena 18 anni, però hai questo titolo importante sulle spalle, quindi hai anche delle responsabilità di un certo tipo. A un ministro delle politiche giovanili, che cos'è che ti sentiresti di dire o che cos'è che ti sentiresti di suggerire? E io, se posso dirti dal canto mio, mi sono resa conto che troppo spesso la politica pensa di sapere che cosa serve ai giovani, ma li fa parlare poco e dialoga poco con loro.
Per cui io Esatto, qui chiedo direttamente a te, cioè che cosa ti sentiresti di suggerirci? cioè, quello che volevo dire io è una cosa molto simile, che comunque molti giovani vengono trascurati per quello che sono bravi a fare. Ora, il mio è un buon esempio, però, per esempio, io sto uscendo molto ora, il mio nome sta uscendo molto, quindi è già un bel passo avanti, però sì, secondo me i giovani andrebbero interpellati un po' di più, ecco, in generale. Certo. Io ho visto che, allora Riccardo, tu sai che io non sono un fulmine di guerra con Twitch perché ce l'ho da pochissimo. Avevamo parlato prima della possibilità che ci fossero dei commenti o delle domande di chi ci sta seguendo. Se ci sono, rispondiamo, altrimenti, ma aiutami tu. Io Guardo con io te. le domande. Sì, dai, mi faresti veramente la cortesia. Allora, vediamo se si trova qualche domanda interessante. Beh, filtrale, come fanno i veri Sì, portavoce. no, beh, se dovessi dire tutte le domande sarebbe un bel macello. Aspetta, allora. Una persona in chat chiede dei corsi nelle scuole? Non so se... Ah, dei corsi di gaming nelle Penso scuole, di certo. e-sport, sì. Ma secondo me questo tipo di attività si possono fare, bisogna soltanto superare quella che è una paura verso l'idea che i videogiochi siano soltanto una perdita di tempo, però questo tipo di attività Esatto. si può fare anche per migliorare le competenze digitali. È vero che oggi me lo insegni tu, ma me lo insegna anche il mio bambino di 5 anni, siete nativi digitali e quindi ragionate a una velocità che è completamente diversa. Però effettivamente secondo me questo tipo di, diciamo, di corsi o anche di academy si potrebbero provare ad implementare nel paese perché potrebbe essere assolutamente una cosa positiva. Per cui se ci sono questo tipo di proposte me le fate pervenire anche sui miei canali social un po' più tradizionali tipo Facebook, io le guardo ben volentieri. Quello che posso dire io di esperienza personale è che StarCraft comunque mi ha aiutato molto a scuola, perché è un gioco che ti tiene il cervello allenato, poi come ho detto prima mi ha fatto imparare l'inglese, cioè io non sono mai stato uno che doveva stare 20 ore sui libri, mi è sempre bastato poco per comunque immagazzinare un po' il tutto, quindi ho sempre dato questo merito a StarCraft, perché comunque, come ho detto prima, è un gioco che ti tiene il cervello allenato e quindi a scuola mi bastava ascoltare un po' e diciamo mi entrava tutto abbastanza bene in testa. Quindi secondo me sono cose che possono aiutare, ecco. Senti, ma tu non hai paura del futuro? Ti faccio questa domanda un po' generale, però in questo anno chiaramente è stato un anno complicato, delicato, quello che abbiamo appena trascorso della pandemia. Molti ragazzi hanno patito la didattica a distanza, insomma, ci si sono riscontrati proprio un po' di aumenti, non dico di depressione, però di demoralizzazione rispetto a non avere neanche la possibilità di uscire dalla stanza per andare a frequentare i propri coetanei. Io a questi ragazzi vorrei dire che non devono avere paura di affrontare le proprie insicurezze, ma anche di vivere con forza le proprie passioni e il proprio futuro. Tu che invece ce l'hai già in mano e di fatto l'hai già fatto, che cosa ti senti di dire ai tuoi coetanei in questo senso? Beh, comunque per fare... Beh, il sogno di tutti ovviamente è fare quello che gli piace e guadagnarci, no, alla fine. E comunque io direi a tutti di provare a inseguire i propri sogni, perché non ci sono cose stupide, ecco. Molte persone si vergognano anche a dire, non lo so, magari vorrei fare il professionista di questo gioco o di quell'altro, e non, uno non si dovrebbe vergognare, perché comunque è il proprio sogno e non c'è cosa più bella che fare quello che ci piace, insomma, e riuscire a guadagnarci alla fine. Quindi ci vuole molta costanza e provarci alla fine, perché no? Uno bisogna sempre che ci provi, ecco. Questo è assolutamente vero, anche perché poi tra l'altro, se posso dire io che sono un po' più un grandicella di te, anche se un sogno poi non si realizza, comunque si acquisiscono delle capacità che non è che uno perde o dà Esatto. per tutto, per sfumato. Tu in ogni caso avresti imparato benissimo l'inglese, ne avresti fatto un'esperienza a livello logico-deduttivo, comunque di pensiero laterale che è oggettivamente pazzesco. Qua ho la regia come negli anni 90 che mi fa vedere i commenti perché non sono in grado. Perché allora, perché la politica non intercede con le varie federazioni sportive? Aspetta, ho perso un pezzo. Vabbè, comunque, perché non intercediamo con le federazioni?
Devo essere onesta, con ogni probabilità, semplicemente perché non c'è stata mai tanta attenzione verso il tema. Le cose per affrontarle bisogna anche conoscerle, bisogna anche mettersi in gioco ed imparare a conoscerle senza alcun timore. Ci sono certi sport che in Italia chiaramente vanno per la stragrande maggioranza e altri che oggettivamente sono meno conosciuti e meno attenzionati, però. Secondo me le federazioni possono tranquillamente e devono entrare in contatto con la politica per portare a conoscenza sport come gli sport, come questo che fai tu, Riccardo, anche per dire che si possono utilizzare in un'altra maniera, anche per dire che i videogiochi, i games si possono utilizzare anche per lo studio, per imparare le lingue, per sviluppare delle competenze strategiche, per imparare a gestire la pressione. Cioè, sono veramente tante le cose che si possono imparare a fare tramite un campo di questo genere. Comunque penso che non sia un'effettiva volontà, quanto magari anche una mancata conoscenza specifica del settore, che invece da quel poco che mi sono informata in questi giorni ho scoperto essere decisamente dominante in altri tipi di paesi. Per cui proviamo magari anche noi per una volta, io me ne farò anche tramite a non essere gli ultimi su questo fronte, ma provare a fare un lavoro in questo senso. Non solo far conoscere te, valorizzare un'eccellenza incredibile come la tua, ma provare anche a parlare di altri tipi di sport, di provare a farli riconoscere non solo alla politica, ma a tutti i cittadini italiani. Chiedo alla mia efficientissima regia se ci siano altre domande, se no, se tu ti senti di aggiungere qualcosa rispetto a quello che ci siamo detti, perché io in realtà un po' tutte le domande che avevo in mente te le ho già fatte, anche quello sullo scetticismo in particolare rispetto a quello che fai e il supporto dei genitori. Questo non mi ricordo se me l'avevi detto prima o in questa fase qui, ma in realtà il supporto da parte dei tuoi genitori c'è stato sempre, Sì, quindi sì, 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 sì. forse Sarà stato anche essenziale, ecco. chi magari ha anche un po' paura ad affrontare le proprie passioni perché non ha la fortuna di avere delle famiglie che li sostengano, Esatto, però sì. avere un po' il coraggio di argomentare le proprie opinioni, far capire ai propri genitori perché certi tipi di attività e di sogni meritano di essere seguiti. Regia, hai altre domande? Ce ne sono milioni, selezionamene due carine. Riccardo non me le seleziona. No, io sono Riccardo, terribile a aiuti anche tu selezionare a le domande. selezionarle. Come? Io faccio schifo a selezionare le domande, prendo le peggiori Perché? sempre. Beh, le stai selezionando per un ministro, sentiti contento. È un po' come vincere in parte, scherzo, è un parte come vincere un premio. Ce ne sono un sacco ora. Mamma mia, veramente, tantissime. E invece non che chiede di regolarizzare la figura dell'atleta di sport e dello staff che lavora nel settore, su questo ci si può indubbiamente cominciare a lavorare, certo. Chiaro che è un'attività che si inizia, poi non è detto che la politica riesca a dare un esito, un risultato in tempi rapidissimi. Questo non dipende da noi, ma dal fatto che ci siano una serie di contingenze molto lunghe che spingono anche ad affrontare con difficoltà certi limiti che sono principalmente culturali. Aspetta, vediamo un po'. Allora, io ne ho trovata una di domanda carina. Reynor, pensi che Twitch possa diventare un mezzo di comunicazione usato da professori, ministri, come sta facendo la presidente Fabiana? Sicuramente, perché comunque Twitch, diciamo, ha una media di spettatori, l'età media di spettatori comunque è il target che interessa a noi, quindi ragazzi giovani e studenti, quindi sicuramente non è pensata male come idea. Sì, sicuramente c'è un Anche. futuro su Twitch, ecco. Sì, secondo me è anche bello. Io l'ho scoperto adesso e mi ha anche un po' intimidito l'idea di provare a fare Normale, per la sì. prima volta una diretta qui, perché io chiaramente ho i canali social, diciamo, più tradizionali come Facebook ed Instagram, però è chiaro che qui è diverso, si È raggiunge molto un più target diretta la cosa. diverso. Certo, è molto più diretta, sì. C'è anche un target diverso. Chiaro che oggi se Esatto. parla, un politico parla su Facebook, raggiunge persone forse più della mia età che della tua, in questo caso si riesce invece a raggiungere ragazzi che altrimenti non riusciremo a raggiungere. Almeno io non riuscirei tramite i canali, sicuramente quelli dei siti ministeriali no. Aspetta. Ah, dicono che la diretta sta raggiungendo delle ottime visualizzazioni. Ma Bene.
Ah, ma vabbè, questo è troppo, troppo. La regia mi sta suggerendo delle cose troppo complicate per me e il Prossima mio live, cervello. dai. La prossima volta. Comunque, io ci tenevo a provare a fare una diretta per la prima volta tramite questo canale, proprio per riuscire non soltanto chiaramente ad avere il piacere di fare due chiacchiere con te, ma per riuscire a raggiungere ragazzi che altrimenti avrebbero più difficoltà, sicuramente non solo a raggiungere un ministro, ma in generale il mondo della politica. Per cui, se Vero. riesco a dare ora una regolarità e provare a fare questo tipo di dirette e di live con delle cadenze, potrebbe essere un modo utile per creare un minimo di canale di connessione. Sì, Quindi. Twitch è perfetto per queste cose, perché alla fine Instagram e Facebook ti arrivano talmente tanti messaggi che comunque non ce la fai a rispondere a tutti, mentre su Twitch piano piano hai argomenti, parli, ti arrivano domande specifiche sull'argomento, quindi è molto, diciamo, appunto, è una cosa Facile. molto diretta, è ottimo, secondo me. Va bene, grazie. Io ringrazio te tantissimo per il tempo che mi hai voluto dedicare, ti ringrazio per il suggerimento che hai dato alla politica, direttamente alla mia persona, ma chiaramente esteso a tutti di cui io mi farò portavoce, di provare ad ascoltare un po' di più i ragazzi per riuscire a determinare, in particolare per me, le politiche giovanili. Se io non ascolto voi, difficilmente riuscirò a tracciare quella che è la linea dell'Italia che voi vi aspettate di vivere domani. Ringrazio tutti quelli che si sono collegati, quelli che hanno fatto domande, anche se non siamo chiaramente riusciti a rispondere a tutti, però insomma farò io personalmente altre dirette, quindi proverò a diventare man mano più sciolta, un po', con un po' più di dimestichezza, proverò a gestirmi questi live in maniera più efficiente. Intanto ti ringrazio Riccardo, complimenti Grazie da mille, parte grazie mille. mia per tutto il successo che hai raggiunto e in bocca al lupo ancora per tutto. Spero quando magari sarà finita questa situazione dedicata pandemica di conoscerti dal vivo e di poterti ospitare al Volentieri, Ministero. volentieri, Grazie. volentieri. Grazie Grazie mille. tanto. Ciao a Ciao. tutti, ciao, grazie. Ciao.